Eccoci con Ora TG, il telegiornale di Rai TV sul canale 18 del Digitale Terrestre in Sicilia. Ben trovati, apriamo con la cronaca, col grave incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi sull'autostrada A18 Messina-Catania, all'altezza dello svincolo per Fiume Freddo. Un tir ha sfondato il guardrail, è finito nella corsia opposta, c'entrando un altro mezzo pesante, c'è un ferito grave, uno dei due conducenti dei mezzi. La carreggiata autostradale è rimasta bloccata e chiusa per tutto il pomeriggio, buona parte della serata. Poi, ovviamente, in tarda serata è stata nuovamente riaperta. Vediamo insieme il servizio. Sarà necessaria ancora qualche ora per rimuovere il rimorchio dalla sede autostradale prima di riaprire al transito la carreggiata in direzione Messina dell'autostrada A18 in seguito all'incidente verificatosi nella tarda mattinata di un grosso tir caricato di frutta il cui autista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e dopo aver sfondato la barriera spartitraffico ha impattato con questo camion cisterna adibito al trasporto di olio esausto. Dalla ricostruzione della postrada, il mezzo pesante proveniente da Messina in direzione del capoluogo Etneo, poco dopo i caselli di Fiume Freddo di Sicilia, ha scavalcato la barriera che separa le due carreggiate, finendo su quest'altro mezzo pesante che procedeva in direzione del capoluogo peloritano. Nell'urto violentissimo, un autista ha riportato ferite gravi ed è stato trasferito a bordo di un elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, che hanno messo in sicurezza l'aria cospargendo il suolo di materiale assorbente a causa dello sversamento di olio dalla cisterna danneggiatasi nello scontro. Rimossi la motrice e l'altro mezzo pesante rimasti danneggiati, gli operai di una ditta specializzata di Messina hanno dovuto richiedere l'intervento di un camion carrellato e tramite questa potente gru rimosso il rimorchio e riaperto il transito veicolare intorno alle 19:30 circa. Operazioni rese piuttosto complicate, tanto che si è reso necessario bloccare il passaggio dei mezzi per consentire agli operai di agganciare e adagiare sul mezzo di soccorso il rimorchio che era stato precedentemente spostato in parallelo con l'aiuola spartitraffico per agevolare il passaggio di auto e mezzi pesanti in direzione Catania. In serata l'incolonnamento ha raggiunto 8 km con un'attesa media di circa un'ora per superare il punto del sinistro stradale. Lucio Marchese, responsabile dell'impresa incaricata del recupero di mezzi incidentati in autostrada. Ci stiamo occupando della rimozione del semirimorchio che si è sganciato in fase dell'urto e ora stiamo sollevando con la gru il semirimorchio per posarlo su un altro carrellone e portarlo via. Da quanto tempo siete qua? Stamattina praticamente? Noi siamo stati chiamati alle 13:15. Il cadavere di un uomo privo di testa è stato ripescato al largo di Lampedusa dai militari della Guardia di Finanza. Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nei pressi dell'isolotto di Lampione. Potrebbe essere una delle vittime degli ultimi naufragi avvenuti nel canale di Sicilia. La salma è stata portata nella camera portuaria del cimitero di Cala Pisana, che era rimasta vuota dopo il trasferimento degli 8 cadaveri che erano stati ritrovati su un barcone soccorso in acque SAR maltesi. E noi proseguiamo, andiamo adesso ad Acireale, nel mare di Acireale, dove sono stati trovati dei residuati bellici inesplosi, rinvenuti dai sub dell'associazione Mare Futuro ad una profondità di circa 20 metri all'imbocco del porto di Santa Maria La Scala. Vediamo. Non un singolo residuato bellico, ma una serie di razzi inesplosi rinvenuti ad una profondità di circa 20 metri nell'insenatura del porto di Santa Maria La Scala, borgata marinara di Acireale, dai sub dell'associazione Futuro Mare, segnalati all'autorità competente per il recupero e le successive delicate operazioni di disinnesco in un luogo sicuro. Nelle immagini che vi mostriamo in esclusiva, quelle che sembrano siluri ricoperti da vegetazione marina, probabilmente svelati dalla violenta mareggiata dei giorni scorsi che ha devastato il litorale ionico. Secondo una prima analisi commissionata ad un esperto che ha visionato il filmato, si tratterebbe di sistemi di segnalamento in uso alla marina tedesca che pattugliava lo specchio acqueo della riviera Acese, ma non si esclude si possa trattare di ordigni dalla forma affusolata di media gittata, camuffate da dispositivi apparentemente di segnalazione notturna in grado di perforare e affondare navi nemiche. Le sigle riportate sull'ogiva, ormai illeggibili, non consentono la classificazione. Si tratta di apparati bellici di grosso calibro, i quali, a prescindere dal reale impiego nel caso in cui venissero
sarebbero maneggiati da mani non esperte e poco importa se da più di 70 anni giacciono nei fondali, il contenuto può ancora deflagrare e causare ingenti danni. La segnalazione corredata da video e foto è stata inviata a capo sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale della Capitaneria di Porto di Catania, Rossella de Torre, che ha informato la Prefettura Etnea e sta disponendo il provvedimento di recupero dei residuati bellici. Ad occuparsene saranno i sommozzatori del nucleo artificiere della Marina Militare o un altro corpo specializzato dello Stato. Adesso bisognerà decidere se interdire alla navigazione il porto della frazione in cui opera una piccola flotta di pescherecci, consentendo il recupero dei razzi dai fondali per lustrare l'area circostante alla ricerca di altri residuati, oppure procedere attivando protocolli meno invasivi e in sicurezza per gli operatori e i pescatori della borgata. Abbiamo individuato degli elementi bellici, inizialmente non meglio identificati. A seguito di una conversazione con un esperto che è Umberto Lugnan, un appassionato esperto di storia della prima e della seconda guerra mondiale, abbiamo capito attraverso una comparazione tra le foto del video realizzato e le foto storiche di un repertorio storico, abbiamo visto che effettivamente c'era una grande, diciamo, somiglianza. Alla fine, diciamo, dopo approfonditi studi, abbiamo visto che si trattava di razzi di segnalazione utilizzati dalle Nebeltruppen, truppe tedesche specializzate nella guerra chimica. La pericolosità in realtà non la conosciamo. Sappiamo che questi razzi, inizialmente i Nebelwerfer, che sostanzialmente tradotto in termini più comprensibili significa fumogeni, le Nebeltruppen li utilizzavano per, diciamo, distrarre così il nemico e assicurarsi una buona copertura durante l'avanzata. In realtà poi presto fu compreso che questi razzi potevano essere caricati non di solo fumo, ma potevano essere caricati di polvere da sparo, e furono utilizzati poi successivamente come pezzi di artiglieria. Pertanto noi non conosciamo allo stato di che cosa sono caricati, se sono inoffensivi o meno. Il Covid adesso, nella settimana dal 6 al 12 febbraio, si è registrato in Sicilia un netto calo di nuove infezioni da Covid-19 in linea con la tendenza sul territorio nazionale. I nuovi positivi rilevati sono stati 1.807, meno 25,55% rispetto alla settimana precedente, con un'incidenza di 38 casi per 100.000 abitanti. Il tasso più elevato rispetto alla media regionale è stato registrato in provincia di Messina. I dati sono riportati nell'ultimo bollettino settimanale a cura del Dipartimento per le attività sanitarie, osservatorio epidemiologico dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Il maltempo della scorsa settimana, ancora località praticamente quasi del tutto isolate sull'Etna, si lavora con tanta energia per liberare le strade. Vediamo. Etna, 15 febbraio 2023. Le spettacolari immagini che vedete sono state girate dagli operatori del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Siamo nella zona nord del vulcano, vicino a Piano Provenzane ed in particolare sulla strada a Mare Neve all'altezza dell'incrocio che conduce al rifugio Citelli. L'obiettivo è quello di riportare le condizioni di sicurezza venute meno con diverse località completamente isolate a seguito della violenta ondata di maltempo che ha letteralmente sommerso di metri di neve anche le quote più basse dell'Etna. Eccoli i mezzi al lavoro senza sosta per far riemergere l'asfalto. I primi varchi segnano un primissimo ritorno alla normalità con veicoli in transito fino a pochi giorni fa e ancora in molte aree impossibile. Oltre all'opera di vigilanza, gli agenti del Corpo Forestale, nello spirito di collaborazione e sinergia che caratterizza il sistema di protezione civile, hanno proposto una razionalizzazione delle risorse in campo richiesta. Questa è immediatamente accolta dalla Centrale Operativa della Protezione Civile. Una forte sinergia, quella instaurata tra il Corpo Forestale, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile e l'ANAS, come dimostrano queste immagini. Un pool che si è attivato su due fronti, turbine all'opera senza sosta per liberare la strada da sud verso Fornazzo e a nord, come dicevamo, verso il rifugio Citelli. I varchi, una volta liberati del tutto, consentiranno ai mezzi meccanici della città metropolitana di operare nei prossimi giorni per la ripresa definitiva della viabilità. La
La violenta nevicata sull'Etna della scorsa settimana, provocata dal maltempo che a quota zero, dunque ci spostiamo nei lidi della Playa, ha provocato davvero ingentissimi danni per il forte vento e la violentissima mareggiata. Cumuli di sabbia lungo il viale Kennedy, da giorni si lavora per rimuovere i dorati granellini che il mare e il vento hanno portato via dalla battigia per scaraventare, è proprio il caso di dire, sul viale Kennedy, danneggiando anche le strutture molte precarie che in estate si trasformano, accogliendo catanesi, bagnanti, turisti nei diversi lidi del lungo litorale sabbioso. Sono gli effetti ancora visibili delle condizioni meteo decisamente avverse della scorsa settimana. Sull'Etna fa ancora capolino la neve, caduta copiosamente. A livello del mare invece non è nemmeno iniziata la conta dei danni, perché prima bisogna capire come riorganizzare un sistema che aveva trovato in questi anni una certa stabilità e che oggi appare compromesso. Pensate, il livello della spiaggia si è abbassato praticamente su quasi tutto il litorale di circa un metro, perché la sabbia è finita metri e metri al di là anche delle barriere essate a protezione appunto delle diverse strutture. Insomma, c'è da rimboccarsi le maniche e dovrà farlo anche il comune, in quanto anche le spiagge libere sono state seriamente interessate dalle intemperie. Beh, devo dire, purtroppo qualche ritardo nell'inizio del ripristino è fisiologico, perché a causa di alcune problematiche burocratiche non possiamo subito iniziare con l'utilizzo di alcuni mezzi e quindi i lavori subiscono dei ritardi, proprio perché c'è necessità di tempi tecnici dettati dalla burocrazia regionale. Stiamo però già iniziando i lavori di pulizia della spiaggia, quindi giornalmente ci sono degli operatori che tolgono tutta la spazzatura che è stata portata dal mare, e a breve ricominceremo anche a pettinare la sabbia e mantenere i livelli di sabbia che allora furono autorizzati quando fu data la concessione. Questo per quel che riguarda la spiaggia. Poi ci sono le strutture che hanno subito dei danni dalla violenza del mare. Diciamo, i danni principali sono stati assolutamente coperti dalla sabbia, e invece le strutture precarie, magari qualche cabina che è stata conservata in dei capannoni, ha fatto in modo il vento di strappare le coperture, far cadere tutte le cabine. Molte cabine si sono danneggiate e quindi sì, in effetti quest'anno gli stabilimenti balneari hanno subito dei danni notevoli. E poi c'è la solita questione, quella dei canali, che anche in questo caso hanno avuto cioè la mareggiata, il forte vento ha creato delle ripercussioni. Beh, adesso anche lo stesso comune si trova in un momento di assestamento, perché è appena cambiato il commissario, quindi non possiamo aspettarci una grande velocità, però dobbiamo registrare che i lavori sono stati rallentati, sono stati molto lenti per la ripulitura del viale Kennedy, e se questo dovesse verificarsi anche nella sistemazione dei canali, e allora per noi comincerebbe a diventare un problema, ed è una cosa che segnaleremo in tempo. E le imprese agricole delle province della Sicilia orientale, colpite dall'ondata di maltempo della scorsa settimana, possono segnalare i danni subiti ai comuni o agli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Sul sito del Dipartimento regionale dell'agricoltura, infatti, è stato pubblicato l'avviso pubblico rivolto alle aziende agricole, con la modulistica attraverso la quale indicare i danni alle produzioni, alle strutture aziendali o agli impianti produttivi. Voltiamo adesso pagina. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è stato ricevuto oggi al Quirinale dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Nel corso del colloquio, durato oltre un'ora, Schifani ha illustrato al presidente della Repubblica l'attività dei primi 100 giorni del suo governo, con le criticità rilevate, le soluzioni adottate. In particolare, spiega in una nota alla Regione Siciliana, Schifani si è soffermato sulla spesa dei fondi europei e sulla intenzione di utilizzarli per grandi progetti strategici per la Sicilia, ma anche sull'ipotesi di reintroduzione dell'elezione diretta per le province e sulle iniziative messe in campo per combattere il caro voli, oltre che sulle condizioni delle infrastrutture viarie nell'isola. Aumenti indennità deputati ARS, è ancora polemica, ancora la deputazione discute, commentando cosa è accaduto poche ore fa di fatto all'ARS. Vediamo.
Più passano i giorni, più montano le polemiche. L'aumento dell'indennità ai 70 parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, parametrato e rincari Istat, è un argomento che fa discutere. Al centro del dibattito ci sono certamente gli 890 euro lordi in più in busta paga per gli onorevoli. Si tratta di circa 10.700 euro all'anno. Poi c'è il voto segreto con il quale la norma sull'adeguamento Istat è passata lo scorso 10 febbraio, giorno in cui è stata varata all'alba con 35 voti favorevoli e 22 contrari la legge finanziaria. Da quel momento sono trascorsi 6 giorni, numerose polemiche. Da più parti ci si è chiesto se l'aumento fosse opportuno. Secondo il presidente del Collegio dei Questori dell'Assemblea, Giuseppe Lombardo, ospite ieri sera della trasmissione L'Intervista, si è trattato di un obbligo di legge. C'è una norma molto chiara, regionale, che recepisce il decreto Monti, è una norma del 2014, che prevede aumento indicizzato Istat a partire dal 2014 per i parlamentari regionali, così come anche per i burocrati, non è soltanto limitato ai deputati regionali. Nel corso degli anni questo aumento si è sviluppato sulla base di quello che era l'indice Istat annuale. E quindi c'è stato un aumento nel corso degli anni irrisorio rispetto a quello che abbiamo registrato quest'anno, ma comunque un aumento c'è stato. Mi dicono anche che c'è un'annualità in cui il regime di deflazione c'è stato un decremento anche dell'indennità. Questo è anche importante sottolinearlo. Quest'anno risalta di più perché per effetto dell'inflazione, che sappiamo benissimo essere ormai alle stelle, ha avuto, come dire, una sua una vistosità non indifferente nel complesso. Poi c'è la scelta politica che poi ciascun parlamentare può fare, che è quella appunto di rinunciare all'aumento, magari non so, versando una quota o tutto l'aumento a favore di istituti di beneficenza, eccetera, eccetera. Fuoco incrociato nei giorni scorsi tra i leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca e il Movimento 5 Stelle sulla bocciatura dell'emendamento che prevedeva il blocco dell'aumento dell'indennità agli onorevoli siciliani. Adesso il grillino Nuccio Di Paola si dice pronto a presentare un disegno di legge per cancellare l'aumento automatico dei compensi. I portavoce del Movimento 5 Stelle da 11 anni in regione siciliana si tagliano lo stipendio. Abbiamo restituito milioni e milioni di euro alla collettività. Siamo pronti a votare qualunque norma e qualunque proposta possa permettere il taglio degli stipendi a tutti i deputati regionali. Io ricordo che la norma che ha permesso l'aumento e quindi l'adeguamento Istat è una norma del 2014 e dal 2014 c'è sempre un adeguamento Istat anno per anno. In aula abbiamo votato il bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, l'abbiamo votato perché riduce i costi dell'Assemblea regionale anche quest'anno. Grazie alle battaglie che ha fatto il Movimento 5 Stelle nel corso degli anni, i costi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono diminuiti di milioni di euro, quasi circa 30 milioni di euro. Oggi noi siamo pronti non solo a tagliarci lo stipendio, ma anche ad approvare qualunque norma che permetta immediatamente di poter togliere l'adeguamento Istat, che, ricordo, è una norma del 2014 e va avanti dal 2014. Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Catania, sede della Direzione Marittima della Sicilia Orientale. Ad accoglierlo il direttore marittimo, ammiraglio ispettore Giancarlo Russo, alla presenza delle autorità cittadine, c'erano il prefetto ma anche il commissario straordinario e poi anche le autorità militari che operano su Catania. Nel corso della visita il direttore marittimo ha illustrato la specificità nel suo complesso degli assetti, delle componenti terrestri, navali, aeree e subacquee, dei comandi dipendenti e l'area di giurisdizione del centro di soccorso marittimo secondario della Direzione Marittima di Catania. Con riferimento ai porti della giurisdizione, l'ammiraglio Russo ha illustrato le variegate e complesse caratteristiche, la loro vocazione commerciale, petrolifera, croceristica, sottolineando l'importante ruolo di rilevanza internazionale nel sistema economico nazionale. Rimaniamo a Catania, ma parliamo del Consiglio Comunale che si è riunito per la prima volta in presenza del neocommissario straordinario alla città di Catania.
si è insediato alla guida di Catania da appena 15 giorni, sostituendo nell'incarico di commissario straordinario Federico Portoghese, nominato poco meno di un anno fa alla guida del comune e della città metropolitana di Catania, ma poi dalla stessa regione revocato per mancanza di requisiti. Piero Mattei ha sin qui superato a pieni voti gli impegni istituzionali cittadini, a partire dalla festa di Sant'Agata ieri, per la prima volta. Si è confrontato con il Consiglio Comunale. Una seduta certamente intensa per il commissario e per gli stessi consiglieri, tra l'altro all'ordine del giorno. Vi erano alcuni regolamenti significativi per la vita cittadina di Catania. Ma prima ancora, il presidente del Consiglio, Sebastiano Anastasi, ha chiesto ai consiglieri l'autorizzazione per poter far intervenire, prima ancora dell'apertura del dibattito sui punti previsti all'ordine del giorno, proprio il commissario, che in maniera cordiale ma ferma ha elencato cosa si è in cui fatto in questi giorni, quali le diverse tematiche trattate e sottoposte all'attenzione dai dirigenti che ritiene essere il braccio operativo dell'amministrazione, almeno fino alle prossime elezioni di fine maggio. Mattei non ha nascosto i problemi di natura finanziaria, già peraltro conosciuti, ha sollevato anche la questione delle risorse, non solo di personale, ma in alcuni casi persino tecnologiche, e ricordando il dissesto ha affermato di essersi già incontrato con l'organismo di liquidazione, che forse entro il 31 dicembre potrebbe chiudere la procedura. Ha parlato anche della grande attività dell'amministrazione comunale, che sta utilizzando i fondi comunitari, il PNRR, che dovrebbero mutare il volto di Catania. Ha chiesto anche la collaborazione dell'università nel campo della progettazione e dell'innovazione. Tra gli incartamenti incartati, le autorizzazioni per i Deors, per i chioschi, ma anche la situazione della multiservizi, la fusione tra Sidra e ASEC. Mattei ha chiesto aiuto, collaborazione al Consiglio, ognuno per la propria parte, sollecitando il Parlamento cittadino all'adozione delle misure necessarie, in quanto 40 giorni prima delle elezioni sarà possibile solo l'ordinario. Io sono stato inviato qui perché c'era un problema ovviamente di crisi negli organi elettivi democraticamente eletti, quindi devo lavorare per quelle che sono le mie competenze con quella che è la struttura amministrativa interna nella sua globalità. I problemi che mi vengono posti vedrò di affrontarli nella maniera migliore, le soluzioni ovviamente le ho il vantaggio di essere solo, ma può costituire anche un grosso problema, perché poi uno rimane dentro se stesso coinvolto in diversi momenti. Le scelte poi alla fine possono essere giuste o sbagliate, le prende uno, così è previsto anche dalla norma, spero di non sbagliare molto, almeno questo. Andiamo alla Cireale, si entra nel vivo relativamente alle elezioni amministrative di fine maggio. Questa mattina l'annuncio ufficiale della candidatura a sindaco del già primo cittadino Roberto Barbagallo. Sceglie il giorno di giovedì grasso per annunciare la sua candidatura a sindaco di Acireale. Roberto Barbagallo, ex primo cittadino, riprova la scalata alla poltrona più importante del Palazzo di Città dopo la brusca interruzione del 2018 per la vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto. Non teme la sospensione per effetto della legge Severino, e in una piazza Duomo in pieno clima carnascialesco Barbagallo non scherza, e con accanto il deputato regionale di Forza Italia Nicola D'Agostino e l'ex assessore e consigliere comunale di Aci Bonaccorsi Salvo Tomarchio presenta i loghi delle cinque liste che sostengono il suo ritorno in campo. Un progetto civico rivolto a chi ci sta, precisa l'aspirante sindaco, che sottolinea: non aspettiamo né Roma né Catania. Dopo questi cinque anni di buio completo in questa città occorreva della gente nuova, fresca, gente che pensa, gente che ha voglia di dare un contributo a questa città. E devo dire che ci ho pensato tanto, la città si trova in condizioni veramente pessime, c'è tanta gente che me l'ha chiesto, c'è già tanta gente che vuole spendersi, che vuole collaborare a un programma, a un progetto di città nuova, e quindi oggi mettiamo un punto a questa situazione, mettiamo un punto e partiamo con una campagna elettorale che sarà una campagna elettorale molto serena, speriamo, allegra e divertente, ponendo al centro dell'attenzione i servizi per il cittadino. Teme la scure della legge Severino in caso di elezione? No, non la temo assolutamente, ci sono i miei avvocati che ci pensano e che ci stanno pensando, io sono assolutamente candidabile ed eleggibile e non mi preoccupa assolutamente questa questione. Rischia di presentarsi diviso il centrodestra nella più grande città della provincia di Catania dopo il capoluogo. In campagna elettorale già da mesi c'è già un altro candidato sindaco, Gianluca Cannavò di Fratelli d'Italia, mentre si discute di un altro nome forte della coalizione
formazione Nino Garozzo, già sindaco dal 2004 al 2014, con una breve parentesi nel 2003. Quasi certa la corsa anche di un altro ex, Nino Nicotra. In questo momento i candidati siamo in due, Gianluca Cannavò, che apprezzo tanto perché da solo è andato avanti, sta andando avanti, e noi che oggi, mi riferisco a noi come gruppo, come cittadini, perché mi sento il candidato della città, dei cittadini che oggi sono presenti e anche di coloro che non sono qui presenti. Cosa farà il centrodestra? Non lo so, sicuramente aspetterà Catania, sicuramente aspetterà Roma, non ne ho idea. Noi siamo aperti a chiunque voglia del bene a questa città, anche ai partiti politici. Nessuna notizia ufficiale ancora da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, i cui leader stanno tentando a vari livelli di rimettere su il fronte progressista per arginare l'avanzata del centrodestra. Il circolo di Acireale si riunirà nei prossimi giorni per definire perimetro e nome. Si limita a commentare via WhatsApp il segretario regionale Anthony Barbagallo, ma l'accordo dei Dem con il Barbagallo candidato sindaco sembra ormai cosa già fatta. Si parla di un avvicinamento anche del Partito Democratico alla sua candidatura? Ma in molti in questo momento ci stanno chiedendo realmente cosa vogliamo fare, qual è il progetto. Ripeto, noi parliamo con tutti, siamo un progetto civico, siamo 5 liste civiche già pronte e per uscire, ma siamo aperti anche ai partiti politici. L'ago della bilancia da Cireale potrebbe essere rappresentato dagli autonomisti. Assenti stamani Antonio Coniglio, direttore generale dell'ACOSET ed ex assessore della giunta Barbagallo, e Sabrina Renna, candidata con un'ottima affermazione alle scorse regionali. Il sostegno del movimento di Raffaele Lombardo, ammesso che non schieri un proprio candidato, potrebbe essere decisivo per la vittoria del futuro sindaco, ma Barbagallo tira dritto per la sua strada e pensa già al programma. In questi anni il cittadino, soprattutto nelle frazioni a mare e a monte, è stato totalmente abbandonato all'oblio. Partiamo dai servizi essenziali, dalla raccolta differenziata, dalla sporcizia, dall'illuminazione, dalle cose basilari. Quindi noi oggi apriamo un progetto per questa città, un programma elettorale che verrà scritto pian piano con tutti i cittadini, con i cittadini delle frazioni, e oggi andiamo avanti sereni, soli, ma con un unico obiettivo, la città di Acireale. A proposito di Acireale, a Roma questa mattina la presentazione dei francobolli voluti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da Poste Italiane, che celebrano i carnevali storici d'Italia, tra questi anche quello di Acireale. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha emesso oggi 6 francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica Il patrimonio artistico e culturale italiano, dedicati ai carnevali più antichi d'Italia: il Carnevale di Venezia, il Carnevale di Fano, il Carnevale di Putignano, il Carnevale di Acireale, il Carnevale di Cento, il Carnevale di Viareggio. I francobolli sono stati creati e stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, diffusi da Poste Italiane, sono stati presentati nel corso di una cerimonia che si è svolta nella Sala degli Arazzi di Palazzo Piacentini a Roma, a cui hanno preso parte il Ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario Fausta Bergamotto, l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Francesca Reich, la presidente di Poste Italiane Maria Bianca Farina, il capo di gabinetto Federico Eichelberg. Erano presenti anche i sindaci. La tiratura complessiva è di 1.770.024 francobolli. Le vignette, accomunate dalla medesima impostazione grafica, prevedono una banda in basso delimitata nella parte superiore dalla scritta Carnevale e raffigurano ciascuna il carnevale della città rappresentata. Per quanto riguarda Cireale, la vignetta riproduce l'avica, opera dell'artista Adolfo Mastriani del 1953, diventata nel 2010 maschera ufficiale del Carnevale di Acireale. Sullo sfondo un particolare del Palazzo Municipale, classico esempio di architettura barocca. Importante questo momento in cui viene data enfasi ai carnevali storici d'Italia, perché il carnevale, visto anche il periodo in cui il periodo della manifestazione, rappresenta anche un potente volano economico per i nostri territori. Estro arte ma anche economia, così come ha sottolineato nel suo intervento il ministro Adolfo Urso. Abbiamo scelto i 6 più antichi ed è nata questa stella, che quindi non è la singola iniziativa del carnevale in luogo, ma è, come dire, un elemento che identifica l'identità italiana attraverso i carnevali, che non sono soltanto un evento, diciamo, folcloristico, ma è l'esempio di quello che è la storia di un paese, la sua identità e anche il suo futuro.
Giuseppe Maccarone, il pizzaiolo di Pedara, che ha trascorso una settimana a casa a Sanremo portando i sapori della Sicilia nelle tavole di artisti ospiti del Festival della Canzone Italiana, è ancora emozionato. Vediamo. Torna in Sicilia, nella sua Pedara, con entusiasmo e anche con nuovi saperi che trasferirà certamente nella sua professione Giuseppe Maccarone, pizzaiolo reduce dalla settimana del Festival della Canzone Italiana che lo ha visto impegnato in Casa Sanremo, contenitore di eventi collaterali dove artisti e professionisti si sono alternati offrendo spettacolo e momenti di convivialità. Maccarone infatti è stato in Liguria in quanto componente del team di esperti della pizza che hanno deliziato con le loro specialità cantanti e ospiti nel corso della manifestazione che ha catalizzato l'attenzione del pubblico televisivo e social. L'occasione per strappare loro anche qualche promessa affinché la prossima estate Pedara o comunque le città alle falde del vulcano possano essere un luogo dove trascorrere parte delle vacanze. Sì, sì, è stata una bella esperienza. Ho conosciuto tantissimi colleghi, intanto in gamba, bravissimi, e poi anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo come cantanti, VIP, un po' diciamo di persone diciamo del mondo dello spettacolo. Quanti eravate a preparare queste pizze, da quali parti d'Italia? Allora eravamo almeno un 30 pizzaioli da tutto il mondo, diciamo, però ovviamente di più erano napoletani e siciliani, anche c'era qualcuno di qua siciliano e basta. Per chi avete preparato le vostre pizze? Le pizze abbiamo preparato intanto per cantanti, anche le persone che si occupavano diciamo di Casa Sanremo, che organizzavano tutto lì dentro, ma soprattutto per i cantanti. Qual è stata l'esperienza più particolare? Conoscere tutti questi cantanti, che veramente è un mondo diciamo bellissimo, e conosce anche di presenza il carattere di queste persone, bene o male, e capisci come sono fatti loro. Lei ha portato una delle sue eccellenze come pizze, tra le altre, quella che poi ha voluto anche in qualche modo intitolare a Chiara Ferragni, ed è una pizza che ha un impasto particolare con il profumo di mandorle, al pistacchio di Bronte. C'è tanta Sicilia che è andata su al nord. Sì, ovviamente ho cercato di portare dei prodotti che c'erano, dei prodotti siciliani, dell'eccellenza siciliana. Tra l'altro una delle sue pizze che ha portato è una pizza che ha vinto un importante riconoscimento. Sì, sì, infatti ho portato la pizza con l'impasto a molti cereali che ho fatto al Mondiale di Parma, che sono arrivato tra i primi 10 al mondo e approvato Chiara Ferragni, che sinceramente sembra che gli è piaciuta tantissimo, almeno dal suo sguardo. Ci fermiamo, linea alla regia, oggi Fulvio Ferraute e Carmela Fagone, pubblicità, ci rivedremo subito dopo. Bene, rieccoci in studio dopo la pubblicità, non ci sono altre notizie, chiudiamo il giornale con il meteo. Le previsioni del tempo in Sicilia del 17 febbraio. Cielo sereno, poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio nei diversi quadranti della nostra regione. I venti saranno deboli, mari poco mossi, quasi calmi. Le temperature adesso stazionarie, le massime leggermente più alte, le minime rispetto a quanto registrato durante la giornata odierna. Con il meteo chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, prossimo appuntamento con Ora TG domani alle ore 14, grazie per la vostra compagnia, buon proseguimento di serata a voi tutti.